In questo video parliamo di doppi giornalieri nel mezzofondo. Vediamo di capire se possiamo fare i doppi giornalieri, se sono una peculiarità solamente per i professionisti. Vediamo di dare qualche consiglio a suo punto come fare il doppio giornaliero e vediamo appunto alla fine di dare qualche esempio su come possiamo poi impostare il nostro programma allenamento per fare dei doppi giornalieri. Naturalmente il primo fattore importante da tener conto è il tempo a disposizione. Naturalmente se vogliamo allenarci più volte al giorno, se vogliamo allenarci 2 volte al giorno, dobbiamo anche avere il tempo per farlo. Oltre ad avere il tempo per farlo, magari possiamo avere anche un allenamento e lo possiamo dividere in 2 sessioni. Quindi da questo possiamo anche vedere che allenarsi 2 volte al giorno non vuol dire per forza allenarsi di più. Se abbiamo a disposizione solamente mezz'ora, 40 minuti o un'ora la mattina e più magari mezz'ora la sera, adesso questo per dare un esempio, possiamo dividere il nostro allenamento in 2 allenamenti, quindi in 2 micro sessioni giornaliere, senza dover per forza allenarsi di più. Chiaramente, se vogliamo aumentare anche quelle che sono le quantità, allenarsi più volte al giorno, quindi allenarsi 2 volte al giorno, è sicuramente un ottimo metodo. Ottimale sarebbe fare il primo allenamento alla mattina e il secondo allenamento poi la sera. Diciamo che almeno ottimale sarebbe avere una pausa tra i 2 allenamenti di almeno 6 ore. Questo chiaramente, se è fattibile, avere una pausa anche di 3-4 ore, anche di 2 ore, comunque è buono. Quello che bisognerebbe fare è comunque riposarsi e rilassarsi tra un allenamento e l'altro. Chiaramente dobbiamo anche mangiare, bere sicuramente, e tutto questo comunque dipende sempre da quanta pausa facciamo tra un allenamento e l'altro. Chiaramente tra prima del secondo allenamento è sempre meglio mangiare almeno 4-5 ore prima. Se abbiamo una pausa di 3-4 ore tra i 2 allenamenti, direi di evitare di fare un pranzo o comunque una cena, diciamo, e comunque chiaramente uno spuntino mangiare, quindi mangiare delle banane, mangiare un attimino magari anche della pasta, ma magari solamente 30, 40 o 50 grammi, un panino, comunque della frutta sarebbe ancora la cosa migliore. Comunque sicuramente tra i 2 allenamenti mangiare qualcosina, comunque mangiare molto poco. Se riesci tra i 2 allenamenti sarebbe ottimale anche riposare, fare diciamo una classica pennichella. Vediamo quindi ora come possiamo suddividere le 2 sedute nella giornata. Ottimale sarebbe anche fare della forza, quindi anche degli esercizi, diciamo, di forza la mattina e alla sera, o comunque nel secondo allenamento pomeridiano, fare della corsa. Comunque dopo un lavoro di forza, quello che ti consiglio è di fare un allenamento aerobico leggero, quindi puoi farti un medio, comunque anche un lungo, da evitare direi di fare delle prove di potenza lattacida o comunque delle prove anaerobiche a intensità elevate. Quello che possiamo fare è anche fare un medio o un lungo la mattina e al pomeriggio poi fare delle prove di potenza aerobica, di capacità lattacida e quindi delle ripetute in pista. Ottimale anche fare delle salite alla mattina e al pomeriggio fare un corto veloce, un medio o anche un progressivo. Ottimo anche appunto fare un collinare alla mattina e poi al pomeriggio aggiungerci qualche chilometro, appunto facendo un altro medio oppure facendo un altro progressivo. Ideale soprattutto per chi prepara la maratona farsi un lungo o un medio alla mattina e al pomeriggio lavorare poi in pista. Quindi perfetto è farsi magari 90 minuti alla mattina e al pomeriggio magari farsi un 6 per 1000 o un 10 per 1000 o un 5 per 2000. È assolutamente un allenamento perfetto. Questi erano quindi quelli che sono i miei consigli e delle idee se vuoi allenarti 2 volte al giorno. Chiaramente possiamo anche allenarci 3 volte al giorno. Io dico che non c'è un limite, sia che tu sia un amatore, sia che tu sia un professionista. Se hai tempo e voglia, sicuramente puoi allenarti. Quello che è da vedere è quello che è il tuo limite, quindi devi scoprire qual è il tuo limite e oltre il quale magari è meglio non andare, perché andiamo in, poi diciamo, quello che si chiama in sovraallenamento e quindi carichiamo un po' troppo. Comunque, se vogliamo, se abbiamo voglia, se possiamo, se il nostro fisico regge, assolutamente possiamo allenarci più volte al giorno e più volte alla settimana. Possiamo caricare fino, diciamo, a quando il nostro fisico appunto lo regge. Quindi direi di evitare di seguire schemi prefissati. Quando leggo che bisogna allenarsi 5 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, massimo 8 volte alla settimana, comunque chi pone dei limiti nell'allenamento non ha capito assolutamente niente dell'allenamento. Questo dipende dalle peculiarità dell'atleta e dalla persona, chiaramente dipende anche dalla età. Comunque non c'è limite neanche nelle età. Adesso abbiamo visto un 86enne finire un triathlon ai campionati mondiali. Se un 86enne riesce a finire un Ironman, significa che i limiti che molte persone si pongono sono solamente nella loro testa. Io con questo ti ringrazio per l'attenzione, ti saluto, ti abbraccio e mi raccomando, sempre a canna.